La negazione nella pratica di questi diritti sta facilitando la diffusione di nuove forme di razzismo. La solidarietà è considerata reato. L'odio per il diverso prevale sullo spirito di fratellanza. L'aiuto viene tacciato di buonismo. Oggi, più che mai, è urgente recuperare quei principi di umanità e di convivenza civile che sono alla base della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo. Ciao.